Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Torna Libradone dopo un'esperienza non proprio positivissima, ma più che altro sul livello estetico. Qui ritrovate il Zip Mini. Ci sono due punti fondamentali su questo speaker, uno positivo e uno negativo. Quello positivo che l'ho preso, sentite bene, a 33 euro. Quello negativo invece è proprio verso la casa costruttrice Libradone. Così non si fa. Ma adesso però andiamo a vederci la video recensione. Ricordo qui sotto di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di condividere questo video. Ma partiamo con la sigla. Questa è la confezione, peccato perché all'interno c'è soltanto un cavo USB, micro USB, anche se in tema ben fatto, molto resistente, e un manuale di istruzioni, ci sono diverse lingue, minimale, e c'è anche la lingua italiana. Non avevo avuto un'esperienza particolarmente felice con il Zip Mini per quanto riguarda l'estetica. Qui, anche se io amo accostare le forme un po' a quelle bizzarre, mi sembra un sommergibile, però è un deciso passo in avanti proprio a livello di design. I materiali invece nessun dubbio, ottima qualità. Anche questa texture in nylon è veramente molto resistente, è comodo anche da trasportare perché la parte superiore ed inferiore sono leggermente gommati e quindi offrono un ottimo grip. Anche questa clip gommata aiuta tanto a trasportarlo con decisamente più facilità. Questo speaker è impermeabile agli schizzi e alla polvere, anche se un po' mi dispiace perché è veramente pregiato. Invece le funzioni poche, perché bisogna ricorrere all'applicazione dedicata, poche migliorie, molto limitata, anche se si può registrare delle stazioni radio. Purtroppo queste stazioni radio non le troviamo tutte, però in compenso possiamo memorizzarne 6. Questo speaker è wifi e si può collegare alla nostra rete e renderlo indipendente. Questo è un aspetto sempre positivo, che non ci obbliga ad avere sempre lo speaker vicino. Per quanto riguarda i tasti, sono soltanto due, uno touch e uno per accendere e spegnere fisico. Non proprio praticissima per alzare e abbassare il volume. Io non amo particolarmente questa tipologia. È vero che ci aiutano anche i LED di stato a capire di quando alziamo e abbassiamo il volume. Il tasto centrale per andare in play e in pausa, rispondere alle chiamate, ottimo il microfono integrato. Se lo mettiamo alla distanza standard di 60 cm, non dico che è quasi come chiamare dal telefono, dal nostro smartphone, però la qualità è davvero buona. C'è l'ingresso micro USB per ricaricare la batteria, l'ingresso jack, una batteria integrata che non è dato sapere da quanti mAh è, però dal peso si riesce a capire che comunque al di là dei driver c'è anche una batteria sostanziosa. La Libradone dichiara 12 ore continuate, io a volumi elevati sono arrivato a 7-8 ore. Per quanto riguarda invece la parte del Bluetooth, è di tipo 4.1, molto veloce all'aggancio e anche la portata si è spinta in 10 metri, parete nel mezzo. Non ho avuto difficoltà nel range dei miei soliti test e quindi promosso anche questo aspetto. I driver interni sono collocati per dare una risposta del suono a 360 gradi. Sono dotati di due driver attivi, uno passivo per la parte dei bassi, anche importante, da 4 pollici,
e alla fine il risultato musicale è questo. Non vi ho messo assolutamente nessun confronto, perché questo speaker 2 va apprezzato da solo. E poi torniamo per le conclusioni. Giungiamo alle conclusioni. Uno speaker eccezionale sul lato dei medi e degli alti è qualcosa di fantastico. Ci si può innamorare di uno speaker con questa qualità sonora, e la Libratone mi ha bannato praticamente, non mi permette più di scrivere sul sito né più di chiedere informazioni, tant'è che questo ha direttamente dall'applicazione una possibilità, oltre ad aggiornare il firmware e andare a regolare alcuni aspetti, e credo che sia una mossa un po' azzardata verso un'utenza che è particolarmente esigente. Se va a spendere una cifra del genere, parliamo sempre di prezzo pieno, perché non hanno gradito che io ho criticato l'aspetto estetico del Zip Mini. Allora, io non voglio entrare nella testa di Libratone, però una persona può essere libera, al di là che faccia il recensore, sia un utente normale, che a livello estetico possa piacere oppure no. E quindi questo comportamento da una ditta danese che ritenevo seria e fa prodotti di qualità, perché questo Libratone tu veramente mi è piaciuto tanto per la qualità sonora, anche la timbrica, i bassi molto omogenei, non eccedono mai, non sovrastano gli alti e i medi, ma soprattutto una pulizia del suono. Ci potete ascoltare qualsiasi genere musicale, vi darà sempre la massima espressione. Ecco, l'unico aspetto è proprio quello del volume, ma calcolando che si possono collegare due dispositivi e quindi creare un multiroom stereo di due, diventa anche con due altoparlanti di questa qualità veramente una soluzione interessantissima, che su uno speaker di queste dimensioni è difficile da trovare. Mi dispiace, vedete, Libratone, se devo parlarne bene anche a livello estetico, lo faccio. Se lo trovate a 33 euro, beh, vi dico, prendetelo assolutamente. Non lo so se sia stato un errore di Amazon, a 119 inizia ad essere una spesa importante, però che può valere per la qualità sonora. Se cercate uno speaker particolarmente potente, non è il tu quello che dovete prendere. Però se cercate una qualità di un certo spessore, in portabilità, questo è uno dei migliori speaker che ho testato e non ho nessun dubbio.
A me non resta che ringraziarvi, spero di esservi stato utile. Qui sotto trovate il link di acquisto, i link per il mio profilo Instagram dove posto sempre le nuove anteprime. E mi raccomando, il like è sempre gradito, così come l'iscrizione al canale e la condivisione di questo video, perché stavolta Libradone. A livello musicale non avevo dubbi, ottima esperienza anche la precedente, ma anche a livello estetico fa la differenza. L'applicazione, beh, quella va migliorata. DJ Mister quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione.